Buonasera, da poco più di un'ora, a mezzanotte per la precisione, si è chiusa la campagna elettorale per il referendum. Domenica e lunedì sino alle 14 si vota e vediamo di capire come in questa breve scheda che è stata preparata da Marco Volpati. Quando si va a votare per la Camera dei Deputati si vota il simbolo, cioè il partito, e poi se si vuole si possono dare le preferenze, cioè scegliere alcuni candidati della lista. Si possono scrivere i nomi oppure più semplicemente i numeri corrispondenti ai candidati. Col referendum del 9 e 10 giugno si propone di cambiare, cioè di ridurre le preferenze a una sola, da esprimersi soltanto scrivendo il nome del candidato. Il numero quindi non varrebbe più. In sostanza, chi al referendum vota sì vuole che la preferenza possibile sia una soltanto. Il modo di votare resti invariato, possibilità di dare più preferenze con nomi o numeri. I promotori di questo referendum dicono che con una preferenza sola si ridurrebbero il potere dei partiti, la corruzione, le possibilità di broglio. I contrari dicono che si favorirebbero i candidati più forti e più ricchi, rimarrebbe invariato il potere dei partiti, si limiterebbe la libertà di scelta dei cittadini. Il sì per prevalere deve non soltanto avere la maggioranza, ma ottenere che vadano a votare più della metà dei cittadini maggiorenni. Se i votanti sono troppo pochi, il referendum è nullo. È già successo l'anno scorso con quelli sulla caccia e i pesticidi. Questa vigilia elettorale si porta dietro, tra gli altri, uno scontro ai massimi livelli. Qualche giorno fa il presidente della Corte Costituzionale, Ettore Gallo, a proposito di riforme istituzionali riferite alla elezione diretta votata dal popolo, quindi da noi, del Presidente della Repubblica, ha di fatto accusato il segretario socialista Craxi, che propone questo modello presidenziale, di velleità di stampo nazista, hitleriano. A questo insulto ha reagito in difesa di Craxi e dei socialisti anche il Capo dello Stato, definendo l'attacco di Gallo il segno di incivile imbarbarimento della polemica politica, ed ha successivamente, ieri, fatto capire che Ettore Gallo dovrebbe trarre le conclusioni, dimettersi.